Gli studenti gambolesi, accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente, oggi aderiscono allo sciopero globale mondiale per il clima e ci troviamo esattamente qui alla scuola, all'ingresso della scuola, con una delle insegnanti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, in questa giornata importante, diciamo, per sensibilizzare la cittadinanza, cosa chiedete? Innanzitutto so che avete preparato una lettera da consegnare al sindaco. Sì, abbiamo preparato una lettera da consegnare al sindaco nella quale appunto chiediamo alcune cose pratiche che l'amministrazione potrebbe cominciare a fare per dare un segnale di partecipazione a questo tipo di problematica. Dichiariamo di avere la possibilità di poter usare molto di più la bicicletta per gli spostamenti, per venire a scuola, ma chiediamo maggiore sicurezza nelle strade, magari una pista ciclabile per chi abita in periferia dove le strade sono più trafficate, chiediamo di piantare più alberi perché tutti ormai sanno che gli alberi sono la fonte di assorbimento dell'anidride carbonica e quindi piantare più alberi potrebbe naturalmente aiutarci. Chiediamo di avere un occhio un pochino più attento al riscaldamento dei locali pubblici quando si vede che le giornate cominciano a essere particolarmente calde, siamo costretti a lavorare con le finestre spalancate e i termosifoni bollenti e chiediamo anche a tutta la cittadinanza di cominciare a ragionare sul proprio e cercare di avere dei comportamenti che siano ecosostenibili. Grazie, grazie mille. Prego. Una giornata importante oggi qua a Gambolò e abbiamo il sindaco Antonio Costantino. Sì, è una giornata importante soprattutto perché ci sono i ragazzi che sono venuti in piazza, le nuove generazioni, che sono sensibili a quello che è il problema della salute, dell'ambiente soprattutto, che viaggiano di pari passo. E hanno preparato una lettera per lei. Signora. Hanno preparato una lettera che condivido in ogni punto, adesso poi dopo parlerò e dirò quello che stiamo facendo e che vogliamo e farò anche a loro un invito affinché siano gli alfieri anche nelle famiglie di un nuovo stile di vita anche per le Gambolò, perché è dalle piccole cose che nascono le grandi. Grazie sindaco, grazie mille. Grazie a voi.